cos'è Axe? Axe è il titolo di questa operazione. Noi facciamo due volte l'anno, all'inizio della stagione, per celebrare l'inizio della nuova stagione, un progetto ex novo. È da 5 anni ormai che facciamo queste operazioni e a tutte diamo un titolo. Abbiamo un creatore artistico che è Felice Limosani, che si occupa della parte artistica. Fondamentalmente sono operazioni di comunicazione e con aziende particolari che noi coinvolgiamo e che hanno un'unica particolarità in comune, che è quella della creatività. Una collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana per promuovere il progetto Next Generation Online. Ci vuole parlare un po' di cosa si tratta? È il modo nuovo e attuale per promuovere i nuovi stilisti. È un'operazione che facciamo da anni, ma questa volta insieme alla Camera Nazionale della Moda e al Comune di Milano abbiamo deciso di aprire una sezione specifica di promozione, di comunicazione e di vendita online di nuovi talenti, nuovi stilisti italiani o che comunque lavorano in Italia con aziende italiane. Luisa Via Roma, qual è l'importanza di questa collaborazione? L'importanza credo appunto sia stata in questo progetto in collaborazione con la Camera Nazionale della Moda, che ha permesso noi del progetto Incubator di entrare in questa vetrina, che devo dire è la vetrina più importante in Italia. E la cosa anche molto interessante è il fatto che potremo essere visibili non solo in Italia ma in tutto il mondo grazie al portale di Luisa Via Roma. Quanto è stato importante il supporto di Camera Nazionale della Moda Italiana? Beh, è stato diciamo fondamentale, perché comunque ci ha dato la possibilità di inserirci subito in livello alto e quindi di metterci in quella che è la realtà vera del sistema moda. E cosa ne pensi della pagina online che avete sul sito di Luisa Via Roma? Essere sul sito loro, sito internet loro, è la finestra al mondo, quindi è un progetto molto molto importante per me e penso che anche per Luisa Via Roma in generale, perché penso anche che promuovere nuovi stilisti, nuove generazioni sia importante per muovere il Made in Italy. Limited Edition per Luisa Via Roma, ci vuole parlare un po' di questa collaborazione? Bene, la nostra collaborazione di quest'anno con Luisa è un evento studiato in concomitanza con il Pitti e con una collezione di alcuni capi speciali per questo contenitore che noi reputiamo comunque l'essenza un po' del Made in Italy e soprattutto anche un contenitore di e-commerce molto affermato e molto contattato. Abbiamo presentato un pacchetto di capi esclusivi per Luisa, che noi chiamiamo il Gold Case per Luisa Via Roma. Which is the relation between Victor e Rolf and Luisa Via Roma? Well, we've been invited to be a part of this event where an artist interprets our work. And it's on display in the window. So we thought it was very nice to have someone comment or interpret our work. And it's quite well succeeded. It looks really nice. It's inspired by our men's winter show, and which was itself sort of inspired by Magritte. So you see all of those influences in a very nice way coming together. Tell us something about the book you're presenting tonight. The book I'm presenting tonight is a collection of photographs I've taken over the last 3 years for my blog, The Sartorialist. And it's just a collection of different types of images, different ages, different races, men and women, different countries. It's really just about
create an interesting collection of images for the book.